E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video dove finalmente vi parlerò anche, non so, delle storie eccetera come ho fatto tempo fa, ma vi parlerò finalmente delle mod che ho creato su Minecraft dagli inizi fino ad ora. Vi dico subito che non mi ricordo come sono arrivato ad approcciarmi con MCreator, visto che con quello ho fatto le mod, no? Però magari cercando su internet pian piano nel 2016 qualcosa del genere, mi sono imbattuto in quel programma e mi sono detto wow che bello, infatti mi ricordo la gioia di averlo scoperto perché era un qualcosa di nuovo, cioè nuovo vabbè per me, però anche in quegli anni era qualcosa di nuovo, il fatto che potevi creare delle mod, che molti neanche al giorno d'oggi sanno che esiste questo programma. Cioè, era veramente bello, potevi cambiare i colori, il nome, tutto quello che volevi. Ed era pazzesco alla fine. E mi ricordo che avevo fatto un sacco di mod, soprattutto con le entità. Infatti, la prima mod dell'entità era questa. Questa qui che l'avevo messa prima. Questa è Planet Minecraft, no? Però io l'avevo messa prima su GameJolt nel 2016, avevo raccimolato fino a 10.000 passa di visual. Vedete, era una mod fatta un po' così, con le texture create da me, con un altro sito. Vediamo, skin maker online Minecraft. C'era un sito, vediamo se riesco a ritrovarlo. Si chiamava MySkin, questo per caso? No. Era un altro, ma credo che non ci sia più. Mannaggia. L'hanno tolto, veramente. Ce n'era uno molto buono, ma vedo che l'hanno tolto. È Skincraft, questo. Skincraft, non c'è più. Skin Editor, vediamo. No, no, raga, non c'è più. Non esiste, o forse sì. Ah no, forse c'è ancora, perché su Newgrounds forse è stato salvato. L'unica cosa. Vediamo un po'. Vediamo se funziona. No, cioè allora c'è il programma, no? Però non funziona perché ovviamente rispetto ad anni fa non c'ho più flash, grunge, come si chiama? Sì, raffle. Non funziona più. Diciamo, cioè non funziona con varie cose che Flash invece funzionava, quindi è inutile. Peccato, peccato perché era con quel sito che facevo tutte le skin, eccetera, e cioè in realtà utilizziamo anche un altro sito che si chiama Just Paint, che lo utilizzavo un po' di tempo fa, creo qualcosa del genere comunque. E tipo creavo le skin in Paint mettendo la testa e tutto quanto basato sulle entità delle leggende che qualcuno raccontava, Matteo Fire eccetera, come ad esempio vedete anche qua, questo l'ho fatto con Skincraft e altre, prendendole anche da internet perché alcune volte ce n'erano, e poi comunque le mettevo e creavo le varie mod tipo che erano molto veloci, che attaccavano, quindi zombie pigmen, però che attaccavano comunque, non solo, cioè non erano neutri e con vari drop eccetera. Era una mod simpatica comunque e soprattutto l'emcreator di quel tempo funzionava. Poi in quei mesi poi feci anche altre mod personali, tipo il, ve lo faccio vedere, aspetta, boss Minecraft, questo qua. Questo qua, aspettate, avevo creato una mod proprio con questo texture più piccolo e forte, esattamente come quelli là della Legends mod. Quindi un qualcosa del genere. Poi se vi ricordate, avevo fatto anche un video un po' di tempo fa su Amnesia, avevo fatto anche una mod su quello, su Jeff the Killer anche, avevo fatto una mod, anche se c'era già la creepypasta Reborn o come si chiamava. Revisited, però avevo fatto anche io una mod a riguardo. Poi in quei tempi che altre mod feci? Ah, quella di Herobrine ovviamente, ma che fa parte di Legends mod. A quei tempi
Non credo di aver fatto altro in realtà, Era un po' questo. Ah no, sì, avevo fatto la mod perché avevo messo anche il video, la mod dei mob di Along Came Josh, che era un pacchetto esteso della mod di Legends Mod, vedete? E poi avevo fatto la mod di Lion, Mario, eccetera, quindi When Gamers Fail, che avevo ho fatto anche la mod un po' di tempo fa. E poi questo credo per il 2016. Dal 2017 in poi ho fatto altre mod, ho fatto la Legends Mod versione 2, quindi con le skin migliorate, eccetera. Fatte, ma vabbè, un po' così è vero, questa non è uguale a Alex, quella là, la creepypasta, ma comunque c'era molta più roba, c'erano tante tante cose in più, quindi sì, comunque era migliorata rispetto a quello che era. Infatti, se vedete, ci sono un sacco di mod di mob creepy, è fatto lo stesso modo, diciamo, di meccanica dei mob, però comunque è nuova rispetto alla prima. Poi abbiamo fatto, essendo un fan di Half-Life da quando sono nato, ho fatto una mod anche con, prendendo un po' di skin anche in realtà da varie altre resource pack, eccetera, però facendo una mod anche, vedete, questo era tipo il Void, qualcosa del genere. Questo è l'Alien Slave, G-Man, il Grunt, Helmet e altri Snark. Quindi una mod con tutti questi mostri di Half-Life, Half-Life 1 mod pack, ma poi c'era anche Other Half-Life 1 mod che riguardava Houndé, un po' fatto male, però vabbè, ci avevo provato. Questo era tipo, credo, Panterai, questo qua rosso. Cioè questo qua con gli occhi rossi, con l'occhio rosso, ne ha solo uno. Poi c'è questo Gargantua Gonom, questo credo fosse il Gonom, anche se un po' così. Potevo farli un po' più grandi, però non si poteva, Sam Creator, io non so come si fa. Io so le basi un po' di più, ma nulla di più di questo. Questo sarebbe Gargantua, ma avrei dovuto farlo più grande, però vabbè, erano dei test. Molte di queste mod non funzionano insieme, intendo quelle di Half-Life. Poi ho fatto Half-Life Alpha Opposing Force, nel senso avevo fatto, volevo fare il Tentacle Monster, il Forklift, che in realtà poi vabbè l'ho messo, ma così uno a caso, però devo dire simile alla fine come modo di essere. Poi il Pitworm, e questo sarebbe dovuto essere, ma è uno schifo, vabbè, è Genworm. Questo è il Pitworm, questo è il Pitworm, quindi era un po' questo, e questo qua era il Tentacle Monster, è vero, un po', vabbè, bisogna immaginarselo. Poi avevo fatto anche una mod su Half-Life 2, però è questa che non funziona, perché avevo messo, allora, avevo messo texture, vediamo un po' se riesco a ritrovare qualcosa. La texture, come vedete, dello zombie normale di Half-Life 2. Poi avrei tanto voluto mettere anche Ivan Space Biker, che ovviamente non solo Half-Life ma Half-Life Beta, eccetera. I scienziati, anche quelli li avrei voluto mettere, però non li ho mai messi. Poi il robot, quindi i robot anche. Poi vabbè, ci sono anche altri ovviamente di mod, di mob, forse qua, credo. Quindi forse questo era Half-Life 1, 2 mob pack, qualcosa del genere. Questo è il Grunt, il robot, ecco. Poi c'era Heku Sigar, che doveva essere quello là, il più forte fra i Grunt. Poi Gordon anche, avrei voluto metterlo. E forse in realtà l'ho messo alla fine. Poi con Construction Worker, anche questo sempre qua in questa mod, immagino, che è uno dei rimossi. Poi Black Ops Female, che è il Fassasin. Poi Barney, ovviamente. Alien Grunt, un po' come capitava. Poi vediamo che altro c'è. Questo non saprei bene cos'è che era. Così rosso e strano. Magari un bull squid, non lo so.
Poi questa cos'è che è? È sempre quella roba, non lo so cos'era, sinceramente. È particolare. Non lo so. Questo neanche, non lo so. Forse un Pit l'altro, com'è che si chiamava? Un altro soldato, poi c'era anche il Voltigor, si chiamava Voltigor, ora me lo so ricordato. Poi dopo aver fatto quello nel 2017-18 circa, perché poi qua la prima mod l'ho messa il 25 settembre 2018, ma in realtà io avevo già messo delle cose molto tempo prima, perché la prima interazione che ho avuto riguardante queste cose, quindi skin, mod, eccetera, le ho avute su The Skindex, un sito in cui potevi mettere tutte le skin che volevi. Infatti avevo iniziato a mettere un sacco di skin di entità, era quello che facevo sempre, da sempre alla fine. E avevo messo in pratica tutti, o quasi comunque. La prima skin era riguardante, ovviamente, diamante rosa di Jungle Moon, perché ero ossessionato con Steven Universe, lo sapete bene, quindi ovviamente. Questa è una skin proprio fatta da me, letteralmente fatta da me interamente. E non lo facevo spesso, perché di solito tagliavo tipo le skin verete delle entità per renderle più, come dire, simili all'originale dei creepypasta, ma qui l'ho fatta tutta io, questa qua di diamante rosa. Che tempi, mamma mia. Ho sentito che potrebbe esserci forse un ritorno di Steven Universe, però non so cos'è che potrebbero raccontare. Vabbè, non è neanche il posto giusto in cui parlarne, però sì, quello è. Infatti si è notati proprio in alto, in altissimo, 7 gennaio 2018, vedete? Mentre su Planet Minecraft li ho messi a settembre del 2018, quindi questa è stata la prima interazione a inizio di gennaio. E sì, ne ho messe veramente un sacco alla fine, cioè veramente tante, di tutte e di più, che ovviamente mi servivano per le mod soprattutto. E avrei continuato a farlo finché non ho perso però tutte le skin. Ed è stato un peccato, perché potevo cercare qualcosa di bello. Vedete anche Frostman, cioè tutte cose fatte da me. Tutto, tutto fatto da me, come la skin di Comic Sans, eccetera, ma tutto fatto da me. Editato e messo insieme. Alcune non erano perfette, e lo so bene, però comunque nessuno aveva mai provato a fare tutto ciò. Quindi sono stato uno dei primi a cercare di creare così tante, tante skin di tutte queste entità. Quindi, comunque, tanto di cappello a me, in ogni caso. Tornando su Planet Minecraft, allora. Io non ho più utilizzato, ovviamente, GameJolt, perché non è il sito apposito per Minecraft. Anzi, avrebbero dovuto togliermi quelle due mod, ma non l'hanno mai fatto. E non era il sito giusto. Invece qua, guarda quanto erano pezzenti questi. Gli avevo messo tante skin fatte da me, delle entità, e me le hanno tolte. Le avevo messe prima di mettere questa mod di null. Cioè, me le hanno tolte. Erano così tossici, esattamente come su fandom, che hanno dovuto rompere il ca. E l'hanno fatto un sacco di tempo. Veramente un sacco, dicendo motivazioni veramente stupide e insensate. E allora mi sono detto: guarda, vaffanculo, non le metto più queste skin. E sapete che faccio? Metto le mod e basta, cioè se c'hanno da dire anche su questo, fanculo e veramente ciao. Perché veramente la tossicità che trovo su tutti sti forum, su fandom, su tutti sti schifi, veramente orrendo, veramente orrendo. Avevo fatto una mod veramente fatta bene. Per quanto riguarda, qua c'aveva ancora la skin di NTT303 e mi fingevo NTT303 su questo profilo prima di cambiare poi il profilo. E quindi sì, era una mod che alla fine ha avuto molte visualizzazioni. Dov'è che ci sono? Ecco, eh sì, 37.000. Cioè, non è stata, ed è stata tipo la prima mod su null mai fatta, l'unica credo. Cioè, ora non lo so più, però fino ad allora sì. Vedete, mettevo Mojang e 303, vabbè, per fingere che l'avessi fatto io e il team di NTT303, ma vabbè, una roba un po' così. Poi, dopo quello che ho fatto a settembre, anzi prima del 2018, avevo fatto altre mod, cioè
Steven Universe, ovviamente basata su Steven Universe con la mia skin, ovviamente altre skin fatte invece da altri, e ai tempi del 2018 non c'era ovviamente diamante bianco ancora, cioè c'era ma non si sapeva ancora com'era, quindi io ai tempi ho fatto solo questi tre, e parliamo ovviamente del vecchia mod fatta il 6 gennaio del 2018, c'era anche la data, vedete. E alla fine erano semplici, nulla di che, però comunque ci stava. Ci stava in ogni caso. Poi dopo avevo fatto un'altra mod. Una mod sempre riguardante Steven Universe, ma un'animazione fanmade riguardante Minecraft. Perché c'era un'animazione chiamata Enderpearl. Enderpearl che... Qua c'è ad esempio un fanmade. Che era un'animazione dove c'era Perla che in qualche modo diventava corrotta e tipo simile alla Perla dell'End, facendo del male, impazzendo, eccetera. Però non esiste più quell'animazione perché l'hanno tolta, sfortunatamente. Davvero un peccato. E io ho preso ispirazione perché mi è piaciuta così tanto quell'animazione che avevo deciso di fare una mod a riguardo. Era una mod veramente fatta male, cioè avrei potuto fare quella Enderpearl molto molto fatta meglio, però vabbè, questo era. E andando anche a vedere un po' quello che c'era dentro, perché ai tempi quando facevi, non so se anche ora, ma quando facevi delle mod ti rimanevano dentro al file, ecco, della mod tutte skin anche che non avevi mai utilizzato, quindi questo era un combine di Half-Life, quindi sempre riguardante quella mod, questo era un mio test che avevo fatto, anche se non funzionava, questa era un'altra cosa che avevo fatto, chi lo sa quante cose, cioè user 0, tante cose che avrei voluto fare ma che poi nulla di più, Perla ovviamente basato su quella skin. Un'altra entità, credo sempre Obsidian o qualcosa del genere. Poi Kraken, quello là che sarebbe dovuto essere quello della creepypasta. Poi altre entità creepy di Minecraft, ovviamente. Poi Creeper 2, Combine, ovviamente di nuovo, come sempre. Creeper 2 perché volevo fare anche una mod con tutti i creeper esistenti. E forse alla fine l'ho fatto, ma chi lo sa. Demon Steve, altre entità, e poi eccola qua, Enderpearl, fatta veramente malino, ci cioè poteva uscire molto molto meglio, però vabbè, era comunque simile a quello che doveva essere, a quello che era l'animazione, quindi ci avevo provato, e tipo ce n'erano due di Enderpearl, c'era quella principale e quella clone, vediamo se riesco a trovare anche quella clone, ma non lo so, perché erano un po' diverse, credo. Export. No, di questo ne parlerò poi dopo. Perché io avevo litigato anche con un sacco di persone per sta cosa che avevo fatto, proprio con quella skin. Perché, allora, poi avevo fatto sta mod che non mi ricordo se l'ho fatta nel 2021 o prima. Perché può essere che l'abbia fatta molto prima nel 2017, ma che non mi ricordavo. Che è una mod di Slender con Slender, Proxy. Maschi, tutte ste robe, eccetera. Quindi può essere. E prima di andare definitivamente al 2018, eccetera. Allora, io nel 2017 ho avuto un periodo in cui ero ossessionato dalla foto dell'avvistamento di Herobrine. Perché tutti conoscono Herobrine con quella skin che tutti conoscono, con i cursori, eccetera. Ma ai tempi ho analizzato il tutto e mi sono detto, ma è sicuro che è veramente quella la sua skin? E voi direte cosa intendi? È perché hanno fatto una skin basata su questa immagine, ma la vera skin non si sa. Perché essendo così dentro alla nebbia e tutto qua, cioè, come fai a sapere che quella è letteralmente la skin vera e propria sua? E non è che ne so, è una ricostruzione ma non tanto fedele. Ed è quello che ho cercato di fare. È quello che ho cercato di fare ricreando esattamente la skin di Herobrine originale. E questo è quello che è uscito. E infatti avevo fatto anche un test ai tempi, c'ho anche l'immagine. Quindi questa è in realtà la skin originale, la prima skin originale finalmente ricostruita da me nel 2017. E come vedete il sorriso manco c'è. Il sorriso manco c'è.
Quindi in realtà Herobrine non è proprio, cioè vedete, avevo provato anche a farlo un po' così come capitava, però comunque questo avevo fatto tanti esperimenti, però vedete, Herobrine non è che sorride, io non lo vedo sorridere, quindi in realtà potrebbe essere che sia falso e che in realtà non so, poi vabbè, l'ho fatto un po' così, però in realtà forse vuol dire che veramente non sorride, ma cioè perché se notate, vedete, non ha il sorriso in realtà. Poi non ho capito bene il perché qua, ad esempio, sembra avere un sorriso e qua no, forse perché qua l'immagine era un po' più ingrandita, quindi è stato più semplice riuscire a fare, diciamo, la ricostruzione. Perché questa è la prima e vera ricostruzione della storia in generale, della skin originale. Veramente, perché tutto il resto è fuffa se alla fine, come dire, non è la vera skin originale. Perché è quello. E molti dicono, ma non è vero, ma che stai dicendo? Che cazzate, cioè manco. Ed è ciò che ho sempre odiato di queste fandom, di queste wiki, di tutte queste robe, perché nessuno capisce mai un cazzo, non ti ascolta, non legge, non gliene frega del tuo parere, quindi loro hanno ragione e tu no. È sempre stato così. Vabbè. Ho litigato con un sacco di persone anche sulla wiki di Minecraft Herobrine. Poi sì, ero un po' ossessionato anche molto, molto tempo prima di fare questo esperimento di ricreare l'amore di Herobrine dicendo, ma non è che Herobrine esiste, forse con una specie di virus, perché ero ossessionato con quella teoria. E loro subito a dire, ma no, non è vero, ma c'è proprio di tutto e di più, raga. Ma come si può essere così cattivi? Cioè, ho solo chiesto una cosa, cioè, stavamo parlando. Era una discussione tranquilla e questo inizia a sbraitare e bannandomi su quel vecchio account. Bah. Mamma mia. Bannato con un motivo. Credulone, letteralmente, raga. Cioè, ma che persone di merda, ma veramente, che persone di schifo. È la stessa cosa anche con questa skin di Herobrine. Anche su Skindex ho litigato, poi ai tempi non sapevo parlare bene inglese, però si capiva quello che intendevo comunque, cioè bastava fare attenzione e si capiva. Sono già arrivato a livello 50, mamma mia. Quanto, cioè tantissimo. Poi ho fatto allora. Anzi no, vi faccio vedere quell'immagine che volevo dirvi. L'immagine di come sarebbe apparso Herobrine dalla distanza, perché ho fatto un test per vedere da quale distanza era ovviamente nell'avvistamento originale. Quindi vi faccio vedere un po' quell'immagine che ho fatto nel 2018 quando ho testato questa cosa, perché penso di averla fatta verso l'inizio del 2018, fine 2017, qualcosa del genere. Ed era questa qui. Era questa qui, ma sfortunatamente, come vedete, la qualità di YouTube, come sempre, fa sempre cagare. E nella community tab hanno messo il fatto che puoi mettere le immagini, ma quando vai a vederle c'è una qualità orrenda. Che schifo. Mamma mia. Quindi questa era l'immagine che avevo fatto testando, cioè non si vede nulla, avrei voluto farvi vedere meglio la cosa, ma non c'è più queste immagini e le ho messe lì anche apposta per non perderle. Però vedo che ho fatto male perché in realtà la qualità è andata a quel paese, però vabbè, questa era l'immagine di. E nella realtà, come vedevo io, si vedeva comunque l'aeroplano, cioè vedete a quella distanza com'era ovviamente simile all'avvistamento anche se non c'era la nebbia, perché era quello che la persona vedeva, diciamo, per quanto riguarda il suo aspetto. Quindi sì, questa è la skin originale alla fine. La vera skin originale di Herobrine rispetto a quella che sì, molti pensano sia quella originale, ma come fate a saperlo se la skin originale dell'avvistamento in realtà sembra diversa? Molti dicono no, non è vero, ma dici cazzate. Come dico cazzate? Scuse, come dico cazzate se letteralmente si vede, cioè, più di questo che devo dirvi? Vabbè, certe persone non capiranno mai. E ora eccoci di nuovo qua su Planet Minecraft. Vi dico, non so se ora con le regole qui su questa piattaforma, cioè, se sono messi meglio perché non ho più messo mod da 2 anni ormai. Può essere, anche se sinceramente, boh,
Non lo so neanche, di skin non le metto, molti lo fanno, però dopo quanto ho passato nei primi tempi con tutti i problemi che ho avuto per colpa loro e del loro menefreghismo e le loro scuse stupide e il fatto che me le hanno tolte tolto tutte, grazie, ma non voglio rivivere quell'incubo di nuovo. Dopo che mi sono messo lì a metterle tutte per bene e poi pam, 3 secondi tutte tolte, che cazzo è, ma è una pagliacciata. Comunque. Poi Error Entity Mod che riguardava sempre una mod fatta a quei tempi con Error però. Aspetta, non so, come sempre facevo finta di essere Entity 303 in OST, ma ha creato una nuova entità chiamata Error. Non era per niente vero, però vabbè, era bello far credere questa cosa comunque. Anche quei 7000, vabbè, ci sta. Ed era fatta comunque molto bene rispetto alle prime mod Legends mod, perché c'aveva tanta vita, tante cose e funzionava. Poi con le ultime cose di MCreator hanno peggiorato tutto. Anche qui. Questo in realtà l'ho fatto nel 2019, che come vedete avevo messo un po' un'immagine così. E anche questa, simile, infatti l'ho fatta sempre su 1.7. 1.12.2 che la utilizzavo molto, devo dire, era buonina, dai. Stessa cosa per Anti-Null, che anche qui uguale. L'avevo fatta sempre nel 2019, molto simile alla fine a Null come modo di fare, eccetera, però ci sta. Poi qua è vero che mi serviva tanto da scrivere, quindi avevo messo tanti caratteri per prendere un po' di spazio perché sennò non me lo dava. E ora invece si vede comunque quello spazio perché ai tempi utilizzavo un carattere invisibile che veramente esiste, però vedo che ormai Viarant, non Variant, vabbè, ormai sono passati anni da non cambierò più questo posto, quindi chi se ne frega. E poi questo era un test che ho fatto. Perché nessuno l'aveva mai fatto, nessuno l'aveva mai fatto, ho deciso, visto che molti volevano, sai, vogliono delle cose particolari, mi sono detto, allora facciamo che prendo le texture da Minecraft 4K, che era un gioco di Notch fatto molto tempo fa, un test per fare Minecraft con 4 KB, e lui c'era uscito che è questo il gioco, e io ho preso quelle texture qua e l'ho messo su Minecraft. E quindi molti mi dicevano che cioè comunque avevo avuto un po' di visual perché comunque ci stava, era un qualcosa di nuovo in generale, ci stava. E sempre voluto fare cose originali e mai viste prima, poi qua ho fatto finta che l'entità proprio error, cioè che l'avessi trasformato in mod, quindi il vero codice dell'entità messo, cioè dell'entità l'avevo messa nella mod. E qui ho detto, ho trovato la vera entità, eccetera, l'ho messa nella mod, vabbè. E questo è. Per il resto poi. Ma in realtà era molto simile all'originale, però è vero che succedeva qualcosa. Avevo fatto in un modo che potesse aprire tipo delle pagine di internet. Su Minecraft, ve lo giuro, si poteva, ora non lo so manco più. Si poteva fare che ti apriva delle pagine con delle cose strane, immagini strane, e quindi se voi la scaricate succede quella cosa. Poi c'era Leak Mod dopo 2 anni di assenza, nel 2021, 20, 19, sì, quindi 2 anni di assenza, che l'avevo fatta bene, dai, l'avevo fatta, devo dire, molto bene. Ci stava, infatti, ho avuto 9000 visual, ovviamente. Che l'avevo fatta sulla 1.15, poi avevo rimesso tante vecchie mod, e per ora questo, non ho fatto altro, se non fosse che nel 2020 in realtà, prima di ritornare nel 2021 a mettere tante mod, avevo fatto altre varie mod in realtà, perché di una serie che ancora dovrò mettere ma ci vorrà un po' di tempo, della modcraft del 2020 avevo fatto la mod di Anti Leonard che vabbè sarei io però poi capirete cosa intendo. Poi avevo fatto una mod di Alexandra della creepypasta, una mod con cioè la mod di Mojing, quindi con tutti i mob eccetera, quella che vi ho fatto vedere nel video delle cose che ho fatto su
su Minecraft Creepypasta Wiki, quindi quella mod con Notch strano, il creeper strano che ti insegue, eccetera. La creepypasta che avevo scritto. Poi Entity 0, un'altra mod, Entity 303 mod. Entity Glitch, no, quello l'ho messo. Poi Cured mod basato sulla creepypasta, sulla storia di Jellol che vi ho fatto vedere ieri, che l'ho scritta. Poi Humans mod, la Humans mod che non ce l'ho, era una specie, aspettate, una specie di mod in cui mettevo tanti Steve di vari tipi con vari poteri, quindi tu li spawnavi ed erano degli Steve che facevano o costruivano o piazzavano o toglievano. Quello era un test per vedere un po' se riuscivo a fare questa cosa. E in realtà non so se l'ho fatto nel 2016 o 2017, ma comunque era uscita benino, ci stava. Riguardante invece Alan Baker, che sicuro molti conoscono, avevo fatto una mod su Minecraft con i stickman, con vari stickman, e anche lì era uscita, devo dire, molto bene. Eccolo qua, infatti, guarda, infatti qualcosa del genere avevo fatto e non era male, non era per nulla male, era anche trasparente, quindi ci stava. Ci stava anche quella mod, non ce l'ho più sfortunatamente, ma era molto bella. È da un po' che non guardo le sue animazioni. Potrebbe starci, riguardarle. Poi non me la ricordavo, però c'è una mod chiamata Herobrine's Mod. Forse credo una mod con vari tipi di Herobrine, che esistevano già varie mod con vari tipi di creeper, vari tipi di zombie, eccetera, quindi sarà stato un qualcosa del genere, un esperimento fatto nel 2017 o qualcosa del genere, giusto così. Chi lo sa. E vabbè, vedrete Gold Herobrine o qualcosa del genere, comunque Herobrine, proprio scritto così. Una mod semplice, un po' fatta così. E per il resto, ma nulla d'altro in realtà. Perché, ma questo. Questo perché poi altre cose che facevo le facevo utilizzando custom NPCs, quindi non proprio una mod mia. E questo era un po' quello che ho fatto per quanto riguarda tutte le skin, mod, e ci sono anche altre cose in realtà, Ci sono altre cose, però cioè in realtà c'è la skin di user 666, ma non la voglio mostrare perché vabbè, è privato ora quello. Se mai lo voglio utilizzare, lo utilizzerò io. Non voglio che qualcuno in qualche modo tagli la skin e in qualche modo riesca a utilizzarlo per sé prima di me. Sulle mie cose sono molto, come dire, possessivo. Comunque, poi avevo fatto Minecraft All Things, una mod in cui volevo mettere tutti i blocchi che l'avevo fatta nel 2017, poi nel 2000 e 18, 20, 19, avevo provato a rifarla, però non era uscito bene, non sapevo se potevo farla, erano tante complicazioni, però avevo fatto nel 2017 questa mod in cui volevo mettere tanti ore, quindi il rubino che era in programmazione ma non era mai stato messo, vari mob perduti, quindi Steve, Rana, Black Steve, Beast Boy, eccetera, Human, Pigman e tutte quelle cose. Vari alberi, rose, il gear, e avrei voluto mettere anche altre cose, ma per ora almeno no. No, però magari in un futuro potrebbe essere che cercherò di rifarla come si deve. La mod di Ender Pearl invece non funziona ed è per quello che non sono mai riuscito a rigiocarla in questi ultimi periodi. Non so perché non va, boh. E fingevo con quell'altro amico del 2017 con cui avrei voluto fare featuring, eccetera. Cioè, avevo mentito perché avevo ancora quel. Ma neanche mentito, mi facevo vedere più figo di quanto in realtà era, come molti fanno. Perché avevo creato una mod chiamata I Love You Mod, che in realtà era Mojang. Quindi gli dicevo, guarda, ora attivo il virus per fare in modo che queste entità appaiano, robe del genere. Ma in realtà era semplicemente io che mettevo quella mod, e quindi lui che non lo sapeva, o comunque cercavo di non farglielo vedere per bene. Lui stava lì e osservava e diceva: Madonna, ma che entità strane! Lo so, l'ho fatta io. Vabbè, però non sapeva. Un po' per rendermi figo davanti ai suoi occhi. E
per il resto, ma questo era. Questo è un po' quello che ho fatto fino ad ora per quanto riguarda Minecraft. Per mod e skin, anche se in realtà ce ne avrei un'altra, perché c'ho un'altra skin che ho fatto recentemente, ma non la voglio utilizzare perché, cioè non la voglio far vedere, perché comunque magari la voglio utilizzare in un futuro. È una skin che ho fatto e che vediamo se riesco a ritrovarla, perché dovrebbe essere qua da qualche parte. Esattamente, eccolo qua. Io l'ho chiamato The Moonlight Walker. Non so se farci qualcosa tipo di ambient, quindi con tipo delle canzoni, tipo in stile Two Steps From Hell, o come si chiamava comunque quella band, con le canzoni tipo Archangel, eccetera. Con questa specie di entità tipo divina o magica, robe del genere. Non vi faccio vedere la skin, però comunque devo dire, l'ho basata su un'immagine in realtà di una luna, però la skin è uscita molto bene. La skin è uscita molto bene e devo dire, ne sono molto felice. Magari in un futuro lo utilizzerò, chi lo sa. Chi lo sa alla fine. Poi avevo fatto altre skin. E comunque basate, cioè abbiamo collezionato tutte le skin di tutti i mob di Minecraft fatti dall'inizio dell'evoluzione del gioco fino al 2019, 2020, anche se sì, 2019 più che altro. E il progetto si chiamava Endcraft, che non vuol dire finisci Minecraft, cioè non era inteso come quello, era semplicemente un nome, ma poi ve ne parlerò nel 2019, anche perché non l'ho più portato avanti, è andato a quel paese e basta. Ma perché ho fatto altro, poi cambiato tutto, non era un cioè, non sapevo manco come portarla avanti, non sapevo utilizzare comunque Discord così tanto, perché era un progetto anche lì, e non solo personale ma anche lì, e quindi sì, comunque non sapevo bene come portarla avanti per quello. E questo era, quindi come vedete c'era molto di cui parlare comunque per quanto riguarda. Ah sì, poi anche la mod di ovviamente del Bedrockman, che ci mancherebbe anche quello. Poi che altro? Sono sicuro che non c'era altro. Ma non credo almeno. C'è la mod di Slender, sì, vabbè, l'ho già detta. Ma questo credo, non credo di aver fatto altro. Magari qualche mod di Creeper, quindi tutti i Creeper quelli vecchi. Tipo intendo questi qua early, quindi quelli vecchi, il test del porco, del maiale, questo è quello là con la luminosità bassa, questo è quel sorriso, quindi una mod del genere forse l'avrò fatta, però ci stava comunque. E questo che era un'altra versione che veramente esisteva. E magari in un futuro, chi lo sa, potrei rifare qualcosa del genere. Ci stava comunque. Vabbè. Ragazzuoli, finalmente ho parlato anche delle mie mod, mamma mia quanta roba. Però ho fatto tanta roba, cioè, quando fai tanta roba comunque poi ti devi anche, cioè, prendere tutte quelle robe e se le vuoi raccontare devi raccontarle tutte, sennò poi ti mancano dei pezzi, vabbè. Quindi ragazzuoli, questo è tutto per questo video, spero che vi sia piaciuto. In tal caso lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdervi i prossimi video, mi raccomando. Condividete i video con tutti quanti per supportare il canale ancora di più. E come sempre ci vediamo ad un prossimo video. Magari tornerò a mettere anche qua mod, chi lo sa. Non lo so, devo vedere. E comunque ieri sono andato, Madonna, a letto con i mal di testa. Cioè forse mi ero un po' stancato troppo facendo così tanti video, però. Anche perché anche l'avvistamento del Bedrockman l'ho fatto ed è già pronto, però lo devo mettere come ultimo video perché in realtà penso fosse l'ultimo video fatto nel 2018, quindi lo lascerò per ultimo. Dopo questo video, finalmente le mod, potrò andare a mostrarvi finalmente la serie Gemcraft per finire il 2018, perché poi mostrerò l'avvistamento e fine. E questo è. Quindi questo è tutto ragazzuoli per questo video, per questa avventura e tutte le mod che ho fatto, mamma mia, troppa roba, troppa, troppa roba. Però ci sta. Vabbè. E questo era. Quindi
Quindi ragazzuoli, questo è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!